Buonasera. Penso che possiamo iniziare. Io sono Giorgio Scotto, presidente dell'MCL per la Spezia. Dal 2018 abbiamo avuto un secondo mandato, abbiamo anche fatto un nuovo consiglio, forse non si sente. Cosa fa l'MCL? L'MCL è un movimento cristiano lavoratori, un movimento a carattere sociale di solidarietà e volontariato, che intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Opera come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa. Ha sede in tutta Italia, in Europa e nel mondo. I suoi servizi fornisce assistenza su temi fiscali come il CAF, sui temi di pensione e di previdenza con il patronato SIES, la materia legali e del lavoro, con i nostri avvocati e professionisti. Inoltre abbiamo l'EFA per la formazione e un'assistenza per badanti, golf, babysitter con famiglia. Abbiamo, collaboriamo con un amministratore di sostegno, facciamo servizio civile per i giovani. Oggi è APS, ETS e iscritti al terzo settore. E iscritti anche a RUNS. Da qualche tempo l'MCL ha iniziato a presentare alla cittadinanza degli incontri a temi svolti ad analizzare e a commentare argomenti di attualità con particolare attenzione al territorio e alla sostenibilità. Questa volta parliamo della città, La Spezia, della nostra provincia e del suo futuro. La Spezia è una città bellissima, almeno per me, ma penso per tanti, perché io vedo che tantissime persone che sono amministratori, che poi rimangono in pensione, qui alla Spezia rimangono, ci sono prefetti, direttori dell'IPS, direttori dell'INE, eccetera, che poi sono rimasti alla Spezia. Avendo girato tanti posti e fermandosi qui, qualcosa vorrà dire. Perché è una città tranquilla, che offre tante cose, e poi quando uno viene qui, come si dice, che beve l'acqua della spugola, poi ci rimane. Vabbè, siccome sono già prolungato in questa presentazione, ora passo la parola al professore Egidio Banti, che farà da conduttore e moderatore di questo incontro. Grazie. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Entriamo nel vivo della nostra discussione. C'è con noi il Presidente, lo salutiamo con grande amicizia e ringraziamento, il Presidente della Provincia e Sindaco della Spezia, Luigi Peracchini. Se ritiene, gli chiediamo di fare subito un suo saluto introduttivo. Prego. Grazie Egidio, grazie al Movimento Cristiano Lavoratori per il servizio quotidiano che svolge a favore dei cittadini, dei nostri concittadini in particolare per quanto riguarda la Spezia. Una città che è cambiata velocemente, una provincia che è cambiata velocemente, con grandi opportunità, e se mi permettete cercherò di fare brevemente una fotografia. Siamo 94.000 abitanti, nuovamente in crescita, nonostante che muoiono un gruppo delle persone che nascono. Abbiamo circa 20.000 stranieri su 94.000 abitanti. 5 anni fa era la metà. Una società quindi che sa integrare, perché dà opportunità, è una città dinamica che cresce, che ora dà opportunità anche alle nuove generazioni. Come le dà? Abbiamo un polo universitario Mondiale Fieschi, che è inaugurato 2 anni fa, con 1.200 ragazzi iscritti, vanno tutti a lavorare perché sono tutte lauree in corso di ingegneria e simili, in modo molto tecniche. Abbiamo il settore della nautica, che è diventato leader mondiale, con marchi importanti sul territorio,
San Lorenzo, qui abbiamo il direttore personale, Baglietto, gruppo di Vaferretti, Italian Sea Group, il marchio Perini Navi, insomma due porticcioli turistici tra i più belli del Mediterraneo, Fincantieri, Cantiere Antonini, solo in questo settore, con numerosi anni di lavoro già acquisito. L'industria della difesa, volenti o nolenti, hanno dai 12 ai 20 anni di lavoro e poi abbiamo avuto il rilancio del porto commerciale, del porto militare, perché è in discussione al Ministero della Difesa il rilancio con un investimento previsto di oltre 1 miliardo di euro, e abbiamo chiaramente tutto il nuovo settore delle navi da crociera, circa 700.000 crocieri si sbarcano, la maggior parte dei quali poi ritornano, e solo nel 2023, giusto per darvi un dato, 1 milione di notti passate in città dei nostri turisti. Quindi tanti settori in piena crescita, il reddito è aumentato l'ultimo anno del 12%, gli occupati del 7%, ancora oggi ci sono oltre 600 posti di lavoro disponibili che non si riescono a occupare, e quindi un lavoro intenso fatto da tutti gli attori che vivono il territorio, quelli economici e quelli sociali, molto importante. Che opportunità oltre a queste ci saranno nei prossimi mesi in questo territorio? Le aree M, il 10 giugno è terminata la manifestazione di interesse per la messa in disponibilità, poi vediamo quali condizioni che Enel ha deciso, circa dai 15 ai 18 ettari, ci sono molte più manifestazioni di interesse che aree disponibili, quindi un segnale importante. Poi avremo chiaramente la famosa storia della bonifica della ex area P, dove noi dopo tanti anni abbiamo preso, ripeto, la questione, abbiamo ottenuto 6 milioni e 4 del PNRR per fare la bonifica, e almeno la parte di 15.000 metri quadrati che saranno acquisiti dalla città, mentre quelli privati siamo in un contenzioso, ora vediamo come va a finire, però la nostra intenzione è quella di sbloccare tutta la bonifica per mettere sul mercato quei 45-50 ettari di quell'area. E poi abbiamo il waterfront, che vede da un lato i lavori già iniziati per quanto riguarda la stazione croceristica. Voi sapete che le tre compagnie maggiori mondiali delle navi da crociera hanno fatto un project, e quindi Royal Caribbean, MSC e Costa Crociere realizzeranno la stazione croceristica a Spezia. La parte delle fondamenta, così ci capiamo, del nuovo pennello che ci sarà a metà della quarta parte, ha già visto iniziare i lavori nei mesi scorsi. Quindi in 2 anni e mezzo noi avremo anche questa certezza. Poi rimane l'altra parte, gli altri 55.000 metri quadrati della Calata Paita. Molto importante, stiamo cercando investitori, dopo il Covid chiaramente è un po' più difficile perché c'è stato un attimo di disorientamento in quei 2 anni del Covid, ma siamo ottimisti che riusciremo a sbloccare anche questa operazione. L'altra operazione importante, che però non è la nostra possibilità, ma è quella della Regione e dell'ASL, è quella dell'ospedale di Felettino. E la situazione è questa. Entro fine giugno la Guerrata S.p.A., che ha vinto la gara d'appalto partenariato, deve presentare il progetto esecutivo senza ulteriori ipotesi di varianti. Rinacec deve validare il progetto appena consegnato nelle parti rimanenti, perché ci sono centinaia di tavole progettuali, e a quel punto c'è in corso il parere della Commissione del Ministero dell'Economia interministeriale per la valutazione dell'aumento prezzi legato chiaramente alla fiammata inflattiva dell'anno scorso, e a quel punto finalmente dovrebbero partire i lavori. Il cantiere è già stato consegnato il mese scorso e ora quindi vediamo. Quindi una città che ha affrontato tutte le problematiche di tutte le generazioni, noi stiamo facendo tantissime opere, voi pensate come Comune a Spezia abbiamo oltre 100 milioni attualmente in corso di lavori legati al PNRR, al Fondo Strategico Regionale e al Fondo Strategico Comunitario. Poi abbiamo come provincia oltre 30 milioni di lavori, parlo delle scuole, abbiamo messo la sicurezza delle scuole, 11 istituti su 12, parlo dei ponti, stiamo rifacendo praticamente tutti i ponti della provincia che erano fuori norma, e altri di lavoro. Tanto per dire che nonostante le crisi finanziarie, nonostante le crisi che tendono a penalizzare gli enti locali, comuni e province,
noi ci siamo rimboccati le maniche e stiamo correndo verso sicuramente un futuro nei prossimi 10 anni migliore di quello che abbiamo vissuto, e questo è molto positivo. Ed è importante quindi lavorare insieme, fare squadra con tutte le associazioni, con tutte le parti datoriali, con tutte le parti sindacali, perché insieme riusciamo a gestire un cambiamento che è epocale. Penso che solo, abbiamo vissuto un periodo così, solo 1861 in poi, quando è stato costruito il Sanno Militare, che alla Spezia sono venuti da tutta Italia, dalla Francia, tantissime persone che non parlavano neanche, anzi ognuno parlava dialetto, e quindi hanno iniziato a parlare l'italiano per capirsi. Ecco, un periodo paragonato a quello che stiamo vivendo è forse quello, e basta. Quindi io ringrazio chiaramente MCL, ringrazio tutti i relatori per essere qui alla Spezia, e voi, e rimango poi a disposizione prossimamente per approfondimenti, chiaramente, che voi capite bene, parlano di progetti molto molto importanti che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi. Grazie Presidente. Ecco, è con noi l'architetto Alessandro Casaretto, nostro amico, dirigente del Movimento Cristiano Lavoratore a livello regionale, Presidente, e di Genova. E è interessante che sia venuto qui, lo ringraziamo, gli diamo subito la parola, perché è venuto pur avendo un altro impegno che lo attende a Genova tra non molto, non così tanto presto da non poterci dire, e lo ringraziamo tanto, la sua opinione, ma insomma non possiamo nemmeno approfittarne troppo, quindi grazie due volte. Dicevo, l'architetto Casaretto, che si è occupato e si occupa dei problemi del territorio ligure, affronterà le stesse tematiche che il sindaco ha accennato, e giustamente il sindaco l'ha accennato, la sindaco e la presidente della provincia di Spezia. Ecco, noi qualche volta, spesso a volte, consideriamo Genova matrigna, ma non è mica così vero, nel senso che è giusto discutere, è giusto sentirsi liguri, come siamo liguri al di là della discussione. Per cui è interessante capire la visione ligure e genovese di una tematica che è certamente spezzina, ma che non è solo tale, che è anche un modo per essere concapitalisti, se ci pensate bene, perché tutte le cose che diceva il sindaco sono così, appunto perché lui lo deve avere. Arriva anche gente di fuori, adesso Spezia è nata perché tanta gente di fuori è venuta quando è stato fatto la Spezia moderna, quando è stato costruito l'arsenale, la base navale e tutto il resto. Però per accogliere persone di vario tipo bisogna capire anche come veniamo visti altrove, e certamente il nostro capoluogo di regione, che è una città portuale, ovviamente come Spezia, certamente più di Spezia, è interessante da questo punto di vista. Quindi caro Alessandro, ti do la parola per appunto un giudizio, una visione, ecco, una visione ligure del nostro corpo e delle nostre prospettive. Allora, intanto vi ringrazio di avermi scelto come testimonial o come un esperto di pianificazione su questi temi. In realtà è dovuto anche alla mia età, però ho passato anche momenti di crisi della portualità ligure in generale, per quello che ha vissuto anche in politica e in amministrazione per tanti anni, sa benissimo che abbiamo passato dei momenti molto difficili. Mi avvicino un po' per farmi forse dire meglio. Quindi parlerò più di Genova che di Spezia, anche se devo dire che il quadro che ha fatto Peracini è un quadro veramente, come dire, è una fotografia esattissima di una città che vuole riqualificarsi, che vuole, si chiama praticamente una ristrutturazione urbana generale, perché il vero problema è che forse è stato un po' lasciato indietro nella pianificazione di anni fa, che si facevano dei piani urbanistici negli uffici comunali con dei tecnici pubblici, ma c'era intanto una specie di concorrenza pubblico-privato, che invece di essere concorrenza dovrebbe essere una confluenza pubblico-privato, naturalmente con tutti i controlli e tutti i paletti della legge, ma soprattutto una visione cosiddetta urbanistica, di pianificazione. E proprio prendo le parole di poco fa per dire che le nostre città più importanti della Liguria sono tutte città porto,
che la città Porto ha una sua logica diversa dalle altre città, non può essere pianificata nella stessa maniera. Innanzitutto c'è un bellissimo proverbio che io dico sempre: le città che confinano col mare confinano col mondo, cioè il confine più vicino è tutto il mondo, perché quando vai per mare poi arrivi. Quindi bisogna avere anche una visione mondiale. La seconda visione è che il porto purtroppo è sempre stato per anni incluso in una categoria: arriva la merce, mettiamo delle tasse e poi in qualche maniera qualcuno lo porta di qua e di là. In realtà un porto che è dietro una città deve avere dietro un'infrastruttura di logistica, diciamo, di movimento, di mobilità. Questo per esempio a Genova e in parte anche alla Svezia è mancato, nel senso che per esempio i raccordi con le ferrovie a Genova sono stati difficilissimi, eppure la prima ferrovia, diciamo, a lungo percorso è stata Genova-Torino, dopo la Napoli-Portici, che era un tratto piccolissimo, e addirittura devo ricordare un fatto storico: quando è stato mandato il progetto nel 1835 a Stephenson, l'inventore delle ferrovie, ha visto il progetto e ha detto: non si potrà mai fare perché c'è di mezzo l'Appennino. Ebbene, l'industria locale ha incominciato a pensare a quella che poi sarebbe diventata Ansaldo e la Taylor, e comunque anche sotto la regia di Stephenson, ha una locomotiva di fortissima, di grande potenza, ha detto anli Bisonte degli Appennini, che superava come superano i ragazzini sullo skateboard, cioè prendeva la rincorsa a Genova, andava su per gli Appennini fino alla metà, poi per via di un fisico dell'attrito ferro su ferro non sarebbe più andata, allora andava indietro sul piano orizzontale di Rocco, prendeva di nuovo la rincorsa in genovese ligure, prendeva la sbrio e prendeva e usciva dall'altra parte, facendo una delle locomotive più potenti al mondo, sviluppando anche l'industria. Come vedete, certe soluzioni sono fatte per il commercio, ma poi sviluppano l'industria, nata a Ansaldo proprio dietro a queste esigenze tecniche. Detto questo, fa capire come una volta c'era questa prendere al volo le occasioni. Oggi abbiamo delle occasioni notevoli, che sono quelle date dal PNRR, ma anche dalla visione nuova delle città. Cioè, pensate che Genova per anni non aveva un rapporto diretto con Milano, polemiche su polemiche, campi di basilico, questo, quell'altro, i viticoltori del Basso Piemonte, eccetera, però fra qualche anno avremo un contatto diretto con Milano e arriveremo a Milano in mezz'ora, 40 minuti. Questo significa che, non come il mio carissimo amico Cerofolini, che non c'è più, che diceva: non diventeremo mai camerieri di Milano, ma è un'altra visione, pure un uomo intelligente, però era legato a un'altra epoca. Vuol dire invece avere una relazione diretta col territorio. D'altronde un porto, se non smista la merce, è un porto morto, cioè un porto da tasse o da tasse sulla merce, ma basta, non hai una vera profittabilità di avere porto alle infrastrutture. Una lezione che abbiamo imparato è quella del Morandi. Morandi, quando è caduto, questa è una tragedia. Io ho ancora adesso una, siccome ho partecipato all'inizio degli anni 2000 al grande dibattito con il mio progetto di ponte attraverso il porto di Genova, e poi c'erano invece quelli della galleria sotto, che adesso Renzo Piano ha rilanciato. In quella occasione lì ho maturato una collaborazione con i più grandi progettisti di ponti al mondo. Uno di questi era l'Highpoint Render di Londra, con un presidente scozzese che, quando l'ho contattato, mi ha detto: noi abbiamo disegnato il porto di Spezia.
sia, ma detto disegno design in inglese vuol dire anche progetto, eccetera, così. Ho detto, ma si è sbagliato, era nel 1998, più o meno, no, prima, 96. E poi mi ha detto, con la settimana dopo ci siamo sentiti, mi ha detto, ah no, ma noi abbiamo progettato nel 1854 una parte del porto della Spezia, quindi da Londra, con l'ingegneria scozzese inglese, Genova con il treno che dicevo prima, cioè bisogna riaprirsi di nuovo, è sempre possibile, perché adesso dice, ah grazie al computer siamo collegati al mondo, è vero, siamo computer, ma una volta lo stesso, questi nostri padri, nonni e bisnonni erano capaci di dialogare col mondo, Spezia con un grande porto militare, ma anche con nautica, con cantieri e tutto il resto, una città piena di orgoglio e piena di cultura, perché poi l'ha dimostrato nel tempo. Genova con la sua tradizione enorme, medievale, eccetera. Però adesso è il momento di prendere in mano tutte queste cose e nella sintesi che ha fatto il sindaco, presidente della provincia, di far vedere quante, in questa specie di cubo di Rubik, bisogna tenere tutte queste cose insieme, l'ambiente, la trasformazione, l'accesso al mare. Pensate a proposito del waterfront, un parallelo, voi fate questo bellissimo, ambizioso, ambizioso in senso americano, in americano quando dicono la persona è very ambitious, non vuol dire negativo, che noi abbiamo una tradizione cattolica che non rinego, ma insomma ci pulisce un po', invece ambitious in americano vuol dire uno che ci tiene alle cose, insomma, no? E quindi questo è ambizioso dell'ex, non l'ex, della Calata Paita, Paita, di Paita, e noi abbiamo fatto prima ancora il recupero dell'area storica del porto storico e adesso il waterfront di Renzo Piano. In questo caso, in cui ho partecipato, ancora adesso sto partecipando alla progettazione di una parte limitrofa, cioè sempre del waterfront, ma nell'ultima parte verso San Lazzaro, in questo caso qui, per esempio, abbiamo dovuto ragionare su, portando in questo progetto di privati che investono 230 milioni di euro, più 100 milioni della mano pubblica che fa tutta l'organizzazione primaria, in questa collaborazione loro mettono anche un centro commerciale di 14 attività in questa zona. Via 20 settembre, che è l'asse commerciale principale di Genova, è venuto un colpo a povero Paolo Done che ci guarda dal cielo, perché diceva questo ci fa cadere via 20 settembre. Pensate a questi equilibri, eppure bisogna andare avanti su questo, perché in questo progetto di Renzo Piano, ma ormai patrimonio della città, ci sono sistemi innovativi di vita tra uffici, residenza, servizi, sport, nautici e non solo nautici, commercio, perché il quartiere dormitorio non va più, ovvio che è fallito storicamente, però questi devono essere pieni di attività. E l'ha ricordato il nostro sindaco, scusate, il sindaco perché non solo sindaco, significa che l'impegno è proprio questo, cioè sarà per voi anche il terminal crociere, che è importantissimo, ma per esempio il terminal crociere, dico una cosa, porta un turismo di massa che va e deve trovare dei servizi adeguati. Faccio un caso che diventa un po' curioso. Io faccio parte di un gruppo che aiuta la chiesa di Genova. La cattedrale e le chiese di Genova visitate dai turisti diventa un problema perché non possono fare le messe in quanto c'è la massa dei turisti che disturba le messe, quindi bisogna, qualche dove ci bisogna far pagare, entrare, far entrare, è una cosa difficile,
però sono nuovi problemi, nuove cose da poter, anche perché il turista viene Bermuda, di solito le signore anche scollate, grazie a Dio vengono scollate, però in chiesa non dovrebbero. Ti organizzi con i fularini da dare, ma non li puoi usare, quindi da regalare, e qui è tutta una serie. Pensate solo a questi problemi, così come nel recupero di queste zone di waterfront c'è la spinta anche alla tecnologia, perché se metti i servizi, centri di studio e di ricerca, questi studi di ricerca è la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, ma anche non più del laboratorio artigianale che andava bene per i centri storici, ma di nuova tecnologia che si fa a consumo energia zero. In realtà non è proprio zero, perché come sapete l'intelligenza artificiale consuma tanta energia, e anche la tecnologia generale, i computer, solo eccetera, così consuma energia. Questo significa, come è stato fatto per il waterfront di Genova, cercare di avere tutti i tetti a energia solare per sfruttare l'energia solare. Quindi, come vedete, è un intreccio di cose che non è anche una grande scommessa dell'intelligenza dei nostri amministratori a disposizione, proprio per dare tutte le occasioni che devono vivere insieme, perché grazie a Dio la tecnologia in genere è pulita. Mentre in questo dobbiamo ancora tenere conto che alle spalle o vicino c'è il centro storico, ma non si può neanche svuotare il centro storico per dire che ormai sono cose da vecchi, perché il centro storico è tipico, ha le sue tradizioni, la sua cucina, i suoi artigiani, i grandi artigiani dell'artigianeria italiana. E quindi, per esempio, a Genova abbiamo fatto un programma per la rivitalizzazione del centro storico, dando contributo all'affitto di 1000 euro al mese a chi apre un'attività al centro storico, a condizione che lo tenga aperto il più possibile, che di notte non spenga le luci, mantiene le luci accese sulla strada, che l'attività è visibile dalla strada, se poi anche con una ringhiera magari chiusa, ma accesa e visibile da dentro. Questo tiene una forma di ordine sociale, perché voi sapete che la criminalità purtroppo è un grosso problema, ma dove c'è luce c'è meno criminalità. E in questo senso qua lo sforzo che fa la pubblica amministrazione viene compensato dal cittadino che tiene le luci accese durante la notte, ma tenendo le luci accese e avendo i cristalli è il primo a intervenire, e non che mi giro dall'altra parte nel letto se da strada stanno facendo chissà che cosa. Come vedete c'è tutta questa serie di elementi che devono essere valutati e anche ben indirizzati. Una delle cose, per esempio, quando si fanno degli interventi forti, monumentali o di grande impatto volumetrico, eccetera, è tenere da una parte il minor consumo del territorio, ma voi andate su una strada, su una zona da occupare, cioè da tombare, da riempire, e quindi non andate a consumare del territorio buono, il nuovo territorio verso il mare. Ma proprio perché c'è questa esigenza bisogna, per esempio, tenere un equilibrio tra il verde e l'abitato. Grazie a Dio noi abbiamo, e anche Spezia, abbiamo sul territorio un dato che ci dà dei vantaggi rispetto agli altri, perché di solito siamo molto concentrati nella zona vicino al mare, poi abbiamo la collina, la semicollina, eccetera, molto. E quindi la media nostra a Ligure è molto alta di verde rispetto al metro quadrato di costruito. Però in queste zone nuove è comunque anche l'occasione, l'ho visto anche nella pianificazione, di aumentare il verde, fare i parchi, parchi in cui però non è solo passivo il parco per il parco, è il parco dove la gente va a tenere i figli, dove si fanno delle piccole attività sportive, e che danno quella coesione sociale importante.
perché per esempio nel mio caso, tanto per portare uno specifico, nell'ultima parte di Piazzale Kennedy facciamo un campo sportivo di calcio per giovani, non per le squadre di calcio, poi vabbè, poi non prendere qualche turno loro, ma non competitivo, cioè è un'associazione senza fini di lucro, terzo settore sportivo, l'associazione sportiva dilettantistiche, che formano i bambini da 4-5 anni addirittura in poi fino a 10-12, ma non fanno un'attività sportiva che ha altre problematiche. Lo fanno perché così il bambino, il ragazzino che va e esce da scuola, a quel punto ha l'occasione per andare a giocare a calcio, cioè c'è il suo istruttore di calcio che non è un istruttore sportivo che fa il commercio del giocatore, eccetera, semplicemente ha una funzione sociale, tiene questi ragazzi allo sport. Poi di Maradona nascerà uno ogni 100 anni, però non è più il problema, il problema è di avere tanti giovani con l'occasione sotto casa, perché se no nei campi va a finire che ce l'hanno tutti lontani. Vabbè, poi sia la Spezia sia Genova abbiamo poi i vecchi campi sportivi attaccati alla città, ma questo è perché abbiamo delle lunghe tradizioni, ma se tu vuoi innovare va a finire che le vai a fare su per le montagne, cose che non c'era più il cittadino, si va a finire che poi io uso il SUV per accompagnare i bambini come a scuola. Quindi queste problematiche qua, oggi come oggi, sono ben presenti. Devo dire che anche la regione Liguria è molto attenta a questa problematica. Prima Erachini lo ha detto, tutti questi protocolli di riduzione sono stati formati d'intesa con la regione Liguria e con gli operatori economici, ed è proprio così, tra la collaborazione pubblico e privato, fatto in maniera intelligente, cioè leggere il papiere dentro, e con questi nuovi criteri, sono criteri di sviluppo armonico del territorio, in i quali puoi fare stare benissimo anche i cantieri navali di cui c'è bisogno. Noi, grazie a Dio, abbiamo un'eccellenza della nautica in Italia, voi sapete che i due più grandi gruppi al mondo della nautica, Ferretti, cioè tutto il gruppo, sì, tutto il gruppo Ferretti che va da Riva, dai motoscafi Riva fino ai maxi yacht, e l'altro gruppo mondiale, abbiamo adesso la frontiera dell'idrogeno sui navi, per esempio, no? Vedete come la IIT genovese, ma anche tutta la piccola ricerca, l'università, eccetera, possono costruire. A Spezia, con mia grande invidia, c'è il centro della subacquea della Liguria. Invidia solo perché io, essendo un subacqueo nato, essendo nato a Nervi ormai tanti anni fa, nel 45, quindi vedete che sono sull'orlo degli 80 anni, allora la subacquea è nata da Cressi, Tecnisub e Maris, quindi è nata qua. Poi oggi si chiama diving, perché se dici subacquea, tu guarda la messa di la famosa gamma che aveva detto a quel concorrente che raccontava sempre, si era presentata sulla storia della subacquea, aveva una volta mi racconti che buongiorno era un grande presidente della subacquea, che mi racconti qualcosa, e lui mi inventava, era un mio amico tra l'altro questo signore, però un grande gli raccontava cose, a un certo punto gliene ha raccontata una così mirabolante, che mai buongiorno ha detto, ah, caro, e non dico il cognome, però lei racconta sempre delle cose meravigliose, lei è veramente un grande subacqueo, io sono solo un subnormale, ha detto mai buongiorno, ha detto subnormale, e insieme all'altra famosa, la signora Longa, erano le due, per gaffa di però ritornando alle cose
sedia, mi scuso di questa deviazione. Devo dire che questa è una scommessa che gli amministratori attuali, grazie a Dio, spesso molto illuminati, in Liguria la possono fare diventare di nuovo al centro del Mediterraneo, sperando che il Mediterraneo possa ritornare con i problemi di Suez, tutto il resto, di nuovo al centro del mondo, perché per la verità quando non prendono il Mediterraneo vanno direttamente a Rotterdam, sì che poi abbiamo l'asse Rotterdam-Genova, salvo l'ultimo pezzo famoso di Milano-Genova che dobbiamo ancora fare da tanti anni, come vedete siamo in ritardo anche su questo, però il sistema portuale ligure diventa importante, non solo Genova, Vado, Savona, Spezia, con tutte le loro capacità possono diventare veramente il respiro sul mare dell'Europa, però c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno di investimenti e devo dire onestamente, io sono solo un tecnico, però voglio il colloquio con gli amministratori delle ultime generazioni in Liguria, mi pare un colloquio molto valido, molto promettente e devo dire che anche i giovani che vengono dall'università, sia che vanno nell'alta tecnologia, sia che vadano nella nautica per esempio, nella subacquea o in altre attività anche di elettronica e intelligenza artificiale, sono pronti a fare questo salto di qualità. Questo è un sistema che ci vede tutti uniti, ci deve vedere tutti uniti. Adesso c'è queste problematiche pesanti sull'amministrazione regionale, ma io penso che appena superate queste problematiche si può di nuovo riprendere una politica molto forte per andare avanti su questo programma e presentarlo già pronto per i nostri figli che sono già pronti a saltare su questo treno, visto che il treno era l'esempio da cui sono partito, perché questo può dare quella occupazione, quel livello di remunerazione al lavoro retribuito, al lavoro non temporaneo e all'integrazione con quella immigrazione che dovrebbe essere un'immigrazione qualificata che possiamo anche portare nel nostro paese, non solo facendoli diventare italiani, perché poi, ma facendoli diventare come dire, operatori tecnici, economici sotto ogni profilo. Purtroppo ci sono casi drammatici come quello di quel SIC in Lazio che ha perso un arto, è stato trattato come un animale, anzi peggio di un animale, però questi sono casi estremi che ci devono solo dare segnale di campanello d'allarme. La pianificazione urbanistica non è più nelle mani di tecnici che ragionano in una torre di cristallo, e termino veramente. La pianificazione urbanistica deve essere nelle mani di persone di cultura che guardano non solo la cultura così classica, che comunque è importante, ma guardano a 360 gradi tutto questo sviluppo. Io lo chiamo il cubo di Rubik dello sviluppo del territorio, con tutti questi elementi, e mi termino veramente così, perché se no poi parlo per due ore perché è un quasi infinito. Ringrazio comunque amministratori, non ho nessun motivo di fare un complimento al sindaco del Pino, non ho progetto in corso, non ho solo una stima personale, eccetera, così come per Achini, come molti altri, naturalmente non si può avere il 100% di ottimi, però questi sono una grande risorsa per il nostro futuro e per il nostro territorio. Grazie. Bene, come avete capito già dai primi interventi che ci sono stati, parlando di lavoro
e il Movimento Cristiano Lavoratori non può non legare insieme lo sviluppo e il lavoro, il futuro e il lavoro, per noi si parla di giovani. Perché è vero che il lavoro riguarda anzitutto coloro che sono atti al lavoro o magari sono già usciti dal lavoro e devono però avere il giusto riposo, la possibilità di vivere adeguatamente gli anni che rimangono. Ma è altrettanto vero, e forse ancora di più, che il lavoro è la costruzione di un mondo per i giovani che si affacciano adesso alla vita, al periodo scolastico e tutto il resto. Vedete, i nostri amici della Caritas, Don Luca Palei e i suoi collaboratori, ci segnalano continuamente, poi Giorgio Spotto lo sa bene con il patronato del movimento, come stia aumentando in provincia di Spezia, e ahimè non solo in provincia di Spezia, le situazioni di crisi economiche e familiari. Cioè le famiglie che devono essere aiutate per arrivare alla fine del mese, per arrivare ad avere un livello dignitoso di sussistenza, di vita, non solo di sussistenza. Ma se ci pensate bene, questa situazione di crisi, che vale per tutta la famiglia, ma vale ancora di più per i ragazzi. Per decenni, nella vituperata Prima Repubblica, era in funzione l'ascensore sociale in questo paese, e non solo in questo paese, nel mondo occidentale. Cioè, i giovani che venivano avanti avevano una prospettiva di vita, di lavoro, di remunerazione superiore a quella dei loro genitori. E i loro genitori si battevano per questo. I loro genitori, i parenti. Se questo ascensore sociale non solo si ferma, ma comincia a tornare indietro, questa è la fine non solo della dottrina sociale della Chiesa, è la fine di un mondo di civiltà. Allora, il problema è costruire un percorso riuscendo a individuare in questo percorso il cammino per i nostri giovani, anzitutto creando le condizioni perché ce ne siano di più. E sapete che il Movimento Cristiano Lavoratori è particolarmente, non solo lui, è particolarmente preoccupato dall'inverno demografico, come lo chiamiamo, cioè dal fatto che non nascono più bambini. Ma una volta che nascono i bambini, e speriamo che ne nascano di più, diceva Perachini, il saldo demografico è ancora negativo, abbiamo bisogno degli immigrati, noi dobbiamo avere più nascite, ma una volta che le abbiamo bisogna che i giovani, i bambini che diventano giovani via via abbiano una prospettiva. E allora qui si crea l'esigenza non di qualcosa di limitato a chi ha denaro, ma di qualcosa che in forma giusta, valorizzando i talenti, ma valorizzando anche i talenti del territorio che ci sono, e Casaletto lo citava e citava anche Pierluigi prima, valorizzando i talenti del territorio riesca a garantire una prospettiva. Poi il giovane deciderà di avere la sua vita, che so, in qualche altro paese del mondo, in un'altra regione d'Italia, ma intanto deve avere l'opportunità di rimanere a casa propria e di poter sviluppare la propria autonomia, la propria identità, la propria personalità qui, sulla base di una serie di situazioni, di opportunità. È per questo che abbiamo invitato alcuni ospiti, che adesso prenderanno la parola, e che sono particolarmente esperti in questo campo, che non è un campo semplice. Parlavamo dell'ascensore sociale. Io ricordo, negli anni 70 ho fatto il sindacalista della CISL, fino agli anni 70 in questa provincia il sistema della formazione, inteso nel senso più ampio del termine, funzionava bene. C'era la formazione scolastica vera e propria, poi con la scuola media unica, l'accesso alle scuole superiori praticamente per tutti, insomma, si andava avanti, semmai c'era il problema che le scuole nascevano come funghi e non sempre le aule erano particolarmente adatte a tutti, ma insomma poi via via venivano messe a posto. E poi c'era la formazione professionale propriamente detta, pensiamo alle scuole che poi portavano i ragazzi in arsenale, nelle grandi aziende industriali di allora, Spezia, che sono ancora oggi grandi aziende industriali, ma certamente con un numero di addetti molto limitato. Poi le cose sono cambiate profondamente e non sempre c'è stata per un periodo di tempo la capacità di sostituire al sistema formativo di un tempo
un nuovo sistema formativo. Io uso la parola formativo, so bene che ci sono almeno tre parole che sono in parte simili ma in parte anche diverse tra di loro: istruzione, educazione e formazione. Sono tutte e tre importanti, hanno tutte e tre un significato, possono coesistere tutte e tre. A me, anche come cattolico, piace in modo particolare la parola formazione, perché dà l'idea del plasmare, dà l'idea della persona, che non è, quando è grande, non è come era piccola, può darsi che anche quel DNA, che è il carattere, senz'altro, ma ha bisogno di essere plasmata, di essere formata, di crescere, appunto, di crescere. Allora, la formazione ha una dimensione che è anche una dimensione di dialogo rispettoso ma fermo, per esempio, con lo Stato, perché la prima formazione è di famiglia, come la prima educazione, si capisce, e anche la prima istruzione. E poi c'è quell'altra famiglia, a me piace chiamarla così, poi chiederò ai miei interlocutori di ragionare semmai anche su questo, ai nostri interlocutori, che è l'impresa. Guardate, fateci il confronto, cioè non è la stessa cosa identica la famiglia e l'impresa, ma ci sono delle cose che sono, che le mettono insieme, che sono comuni o che dovrebbero essere, magari non sempre così, l'impresa o l'intrapresa è la possibilità di trovarsi insieme nel rispetto dei ruoli, perché non ci può essere confusione, ci devono essere ruoli stabiliti, ruoli preparati, ruoli orientati. La impresa consente il lavoro e quindi consente il benessere, nei limiti del possibile, consente la ripresa di quell'ascensore sociale il cui rallentamento, addirittura la cui discesa, è uno dei drammi del nostro tempo in questo momento, ed è sottolineato quasi da tutti i giornali, poi ognuno ci fa il suo commento a seconda dell'orientamento del traccio. Questo è un fatto. Allora, Spezia si sta adesso rimpostando da questo punto di vista. Abbiamo due personaggi qui, due personalità che ringraziamo, uno dei nostri del movimento, l'altro il dottor Acquaviva, è un amico. Allora, l'ingegnere Roberto Scherri è, oltre che membro del direttivo del Movimento Missione Oratori, pro presidente, credo, già presidente dell'Unione Cattolica Imprenditori Dirigenti, l'ingegnere Scherri è anche il presidente della Fondazione ITS, la Spezia. La Fondazione ITS è una struttura nuova, che un tempo non c'era, quindi forse non ancora tutti la conoscono bene, che consente ai diplomati, ai ragazzi diplomati, di avviare un proprio percorso formativo orientato al territorio, alle imprese e comunque anche a imprese che non siano nel territorio, decidesse poi di andare dall'altra parte, ma sono tanto cominciato lì. E questo mette insieme la ricerca, l'idea, la formazione, la preparazione e il settore industriale, perché l'ITS non è un sistema pubblico, o perlomeno ha una dimensione pubblica, ma senza i privati non ci sarebbe. Però di questo deve parlare il Gene Sgherri, che oltretutto potrà parlarne anche alla luce di quella dottrina sociale della Chiesa che, senza essere un dogma, perché la dottrina sociale non è un dogma, ma è un fondamento per noi cattolici, rappresenta quindi anche una spinta ad andare avanti in una maniera sociale e civile a 360 gradi. Prego. Ecco, io mi sono aiutato con una presentazione, se parte, e la questione che tratterò, le questioni che tratterò riguardano il futuro della Spezia, perché questo è il titolo di questo incontro, riguardo a quelli che nel futuro, come vi dimostrerò, ne subiranno o ne gioveranno di come viene impostato. Allora, cominciamo da questi fatti che tutti conoscono, che tutti loro sicuramente conoscono, è il palazzo delle poste, il mosaico. Ecco, quando si guarda le cose, c'è due modi di vedere. Questo è bellissimo per il lato artistico, è bellissimo per il messaggio che dà un messaggio del secolo scorso verso il futuro,
in cui si vedono le comunicazioni navali e aeree, le comunicazioni radio, si ha la sensazione, guardando questa immagine, del fatto che chiunque abbia disegnato e costruito questo mosaico avesse delle idee rivolte al futuro, quelle che stiamo ricercando oggi. Pochi sanno cosa rispose chi ha fatto questo quando gli ha detto: ma perché ti interessa il futuro? Rispose con una parola inglese che è: il futuro sta nel miglioramento personale, nel welfare. Quello che adesso se ne parla, una parola che viene utilizzata moltissimo, la parola welfare. E il futuro di una città come quella della Spezia ovviamente è connesso al futuro del welfare. La prima domanda è, siccome è una parola inglese usata e abusata, cos'è il welfare in una comunità quale quella della Spezia? È questo, naturalmente, nell'accezione generale, è un insieme di iniziative, beni e servizi che la comunità può mettere a disposizione dei propri cittadini per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. Questa è una definizione che contiene il mondo, contiene la vita privata e la vita lavorativa. E è su questa base che sono partito per fare le mie considerazioni, che poi porto ovviamente ai giovani e all'industria, per il futuro e quale futuro poter discutere e parlarne oggi. Ovviamente io ho una formazione professionale, se volete dire, ho cercato di dargli una veste formale. Sulla destra della slide vedete una somma, è la somma delle cose che ha citato anche il Presidente della provincia: il territorio, l'ambiente, le infrastrutture, la mobilità, le comunicazioni, l'industria, la ricerca, l'accoglienza e la cultura. Ciascuna di queste cose è moltiplicata per un coefficiente che tanto è più grande quanto più è importante e ne determina la priorità. La somma di queste cose è il welfare. È un altro modo di interpretare quella definizione che vi ho detto. Tanto sarebbe bello che tutto questo fosse un numero, fosse corredato da numeri altissimi e grandi e piacevoli. Purtroppo alcune di queste cose sono antitetiche, cioè occorre fare delle scelte o dei compromessi. Ovviamente questo per il futuro. Questo per introdurre il fatto che noi come cittadini di oggi abbiamo la possibilità di condizionare quei coefficienti di priorità che possono determinare il welfare del futuro. E questa è una cosa che non è poca. Perché appunto il programma è complesso, perché come vi dicevo è interallacciato, e spesso si tende a fare una selezione. Quale welfare e per chi? Per gli anziani, per le famiglie, per i giovani, per i residenti? Ecco, io cercherò di mostrarvi come fare un intervento per il futuro, in realtà per il futuro un intervento sui giovani può essere determinante per tutte le categorie. Ed è l'intervento sui giovani. Perché i giovani sono il futuro e devono giovarsi del futuro e non subire.
sono il futuro perché saranno i residenti, i cittadini del futuro e a loro volta educheranno i giovani del futuro. Io a questo punto mi cavo sugli aspetti della formazione e dell'edilizia. Abbiamo il dovere di predisporre gli elementi noi oggi attraverso i quali possano sviluppare un futuro, i giovani possano sviluppare un futuro su una società civile che produca welfare per loro e per gli altri residenti. Perché come vi dicevo, i giovani oggi saranno cittadini domani se avranno le caratteristiche giuste che siamo noi chiamati come società, come scuola, come formazione, riprendendo la definizione anche dell'onorevole Batti, che dobbiamo impostare. Naturalmente io ho fatto un elenco di tutta una serie, come vi ho detto, di K, cioè di coefficienti che determinano l'entità e la priorità per far crescere i giovani rivolto al futuro della Spezia. E ho cercato già di mediare, come vi dicevo, su quei coefficienti che non possono essere inevitabilmente tutti e subito al massimo, dicendo il futuro più adeguato. Il futuro più adeguato adesso, durante la presentazione che farò, lo verrà definito in maniera più dettagliata. E incominciamo al primo intervento. Il primo intervento è il supporto alle famiglie. È già stato accennato, però qui mi preme dettagliare. La prima cosa è il rispetto e moralità nei comportamenti interpersonali e verso l'istituzione. Questa è la base di una società giusta, il rispetto, la qualità della vita familiare e dell'ambiente fisico, compresa, va detta anche se antipatica, la pulizia e il decoro. Questi sono due aspetti, pulizia e decoro, siccome le famiglie vivono in un ambiente che se è pulito e decoroso ne favorisce la qualità del loro studio. L'accoglienza. Il presidente della provincia ha parlato dell'inserimento di 20.000, non 2 o 3, 20.000 persone che non parlano la nostra lingua, che non hanno le nostre leggi, che non avevano, perché diventando residenti ce l'hanno, che avevano costumi e usanze diverse. Quindi questo è un altro argomento che si integra in quelli che vi dico. La salute, il welfare inevitabilmente è anche la gestione della salute. Noi, e parlo per me, che non sono giovanissimo, è un argomento che capisco benissimo, ma deve essere sviluppato anche coinvolgendo i giovani, perché saranno quelli che ne usufruiranno delle strutture della salute quando saranno adulti e anziani. E la scuola. La scuola, che io qui faccio un approfondimento, la scuola non deve avere un atteggiamento punitivo, ma di servizio. Cioè la scuola deve dare i punti, questo è inevitabile perché ovviamente i risultati scolastici vanno quantizzati o come voti o come giudizi, quindi questo è inevitabile che accada. Ma la scuola deve avere un compito di servizio, quindi deve essere un servizio ai giovani e alle loro famiglie, nel senso che sulla base dei risultati scolastici, dalle forme di apprendimento e dalla qualità dell'apprendimento, il giovane, la famiglia deve essere guidato verso una soluzione di futuro che sia conscia alla società e soprattutto al giovane stesso. E qui mi ricollego agli aspetti che approfondirò dopo proprio dell'ascensore sociale. Sempre per il futuro più adeguato per i giovani, le infrastrutture.
per far crescere un giovane perché il giovane intanto sia un giovane, quindi deve avere a disposizione i piani sportivi, deve avere a disposizione informazione anche professionalizzante, ampia e di qualità. Ampia vuol dire che, come dicevo una volta, viene impostato in maniera di servizio i livelli più bassi della scolarità, il giovane possa trovare la via, come si dice, il percorso scolastico più idoneo e che gli dia il massimo risultato e soddisfazione. Per fare questo occorre anche la qualità, e per la qualità occorrono insegnanti motivati, questo bisogna dirlo, motivati e incentivati. Ma in che modo? In un modo semplicissimo, e che peraltro non occorre guardare nel futuro perché esiste adesso. Adesso esiste un istituto del Ministero dell'Istruzione e del Merito che si chiama INDIRE, probabilmente avete sentito, che fa le valutazioni. Le valutazioni naturalmente, siccome hanno un impatto anche di tipo politico, normalmente si fermano a un certo punto. Nessuno vieta di approfondire queste valutazioni e quindi di fare in modo che queste valutazioni siano di ausilio all'insegnamento e all'incentivazione degli insegnanti. Quindi con premialità agli insegnanti che dimostrano. Un'altra cosa importante è l'ambiente, le infrastrutture, l'ambiente dove vivono i giovani. E ai giovani bisogna dargli l'esempio, cioè fargli traguardare il futuro e usufruire delle infrastrutture che esistono. Una cosa che mi sento di dire sono il degrado delle aree. Una cosa che deve essere combattuta è il degrado delle aree ex industriali, ex civili e anche ex militari. Cioè, come si fa a dare, io vivo nella scuola, a raccontare a un giovane che deve avere un atteggiamento responsabile e sicuro, quando poi gira intorno e vede muri cadenti, vede ex officine in condizioni di degrado. Ecco, quindi se vogliamo che dei giovani occorre anche che la nostra generazione combatta queste situazioni. Ben venga il recupero dell'area, ben venga il recupero dell'area. Poi le comunicazioni. Cambi il microfono che è meglio, guarda. Spegnilo quello lì. Si è spento da solo. Meglio. Probabilmente perché si è offeso da quello che ci siamo. Dicevo, le comunicazioni, le prime comunicazioni sono connesse alle infrastrutture, quindi le comunicazioni fisiche, quindi i collegamenti terrestri, stradali, ferroviari e navali, per consentire, oltre alle mobilità delle merci, perché quando noi pensiamo a una strada nuova, a una strada nuova, a uno svincolo, in realtà è un modo di collegare la città e i suoi abitanti, con il resto d'Italia e quindi del mondo. Quindi per consentire, oltre alla mobilità delle merci e l'industria, anche per incentivare studi e esperienze fuori sede. Perché sono importanti le esperienze fuori sede? Adesso naturalmente questo va visto casi specifici, cioè il fatto che uno studente faccia l'università presso un'università fuori dalla provincia non è assolutamente criticabile, anzi è un vantaggio per lo studente nel incontrare ambienti nuovi, persone nuove e problematiche nuove, è un modo per maturare e crescere. Io probabilmente se fossi una ragazza adesso farei il polo universitario, però ai miei tempi, ai nostri tempi, sono andato a Genova e a Pisa
e devo dire il fatto di essere uscito dalla provincia per diversi anni è servito per farmi crescere, perché ho incontrato persone, ho affrontato problematiche che mi hanno sprovincializzato. Insieme a questo ci sono le famose comunicazioni informatiche, che non sono solo l'email o il film che si guarda sfruttando il wifi, ma vanno ben oltre. Nell'ambiente della formazione, della ricerca e sviluppo ci sono tutte le tecniche di simulazione degli scenari e della fisica che, sfruttando queste tecnologie, possono essere rese più evidenti allo studente e può interiorizzarle attraverso anche la realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. E questo è importante perché si parla di futuro. L'intelligenza artificiale già comincia a esistere adesso. Se vogliamo che la Spezia sia il suo futuro, bisogna che i giovani, gli studenti adesso, crescano avendo contezza di queste tecnologie e vi possano accedere tramite le comunicazioni. La ricerca, che ho già accennato, che deve essere possibilmente applicata, perché spesso si percepisce che alcuni aspetti della ricerca siano legati a valutazioni di situazioni immaginifiche o situazioni poco reali o poco. Bene, non mi permetto di esprimere giudizi, però la ricerca, quella di cui si parla in questo momento per aumentare il welfare, è la ricerca applicata, cioè deve essere applicata a qualcosa di concreto, che può essere da una valutazione sulle problematiche microbiotiche dei vitigli oppure delle ostriche, così come ricerca applicata a soluzioni elettroniche, meccaniche importanti di prodotto. Come si fa a sviluppare questa voglia da parte dei giovani di fare ricerca? Premiandoli. Bisogna mettersi nell'ottica di mettere mano al portafoglio, c'è poco da fare. Premiandoli. Su che base? Sui risultati. Sui risultati palesi. E cos'è la cosa migliore che identifica il risultato? È il brevetto o il copyright, nel caso recentemente l'ho parlato. Perché il brevetto e il copyright è pubblico, per cui se uno scrive una bufala, c'è tutto il mondo che lo guarda e gli dice: guarda che hai scritto la bufala. Quindi è un modo oggettivo di valutazione. Quindi il brevetto. L'altra cosa, sempre mettendo mano al portafoglio, sono gli spin-off, cioè i ricercatori che trasformano l'esito della loro ricerca in microazienda con possibilità di crescita. L'ultimo livello è invece il giovane che si inserirà nella ricerca e sviluppo industriale. E questa è la spina dorsale delle aziende. Io adesso abbiamo San Lorenzo, ma non solo San Lorenzo, ma in tante altre aziende del territorio di successo. Il successo è partito da idee nate all'interno della propria ricerca e sviluppo. È all'interno della ricerca e sviluppo che in un'azienda ben gestita si sviluppano i processi e i prodotti. Io dico ben gestita. Poi, sempre per il futuro più adeguato, le culture. Culture è il colore di cultura, perché una volta c'era una cultura, adesso qui si entra in un aspetto un po' discutibile, però bisogna affrontare anche cosa c'era. Una volta c'era, non dico una monocultura, ma c'era una cultura. Ora ne esiste più. In ogni caso, tutte queste culture devono basarsi sull'impegno civico. Cioè bisogna che i giovani traguardino per il futuro della Spezia un impegno civico, tramite la conoscenza delle regole civiche, cioè un comportamento
non solo nelle leggi ma anche adeguato, possibilmente avere significati religiosi nella vita. Notare che non ho identificato la religione, però il significato religioso vuol dire già una maturazione interna. I giovani devono essere giovani, quindi devono avere interessi sportivi, possibilmente artistici per farli crescere intellettualmente. Ho già citato la sprovincializzazione, devono vedere lontano dalla Spezia, non solo dalla Spezia, per fare in modo di catturare cos'è interessante da importare alla Spezia. Devono avere a disposizione luoghi di aggregazione per fare le attività artistiche che ho citato e, accennando al discorso del plurale di cultura, valorizzare anche la valorizzazione anche delle diversità culturali per gli aspetti di integrazione sociale. Cioè, spesso è stato dibattuto moltissimo la difficoltà di integrazione di comunità all'interno della comunità locale è legata a una mancanza di conoscenza della cultura che si cerca di integrare. Ecco, come da un lato si chiede impegno civico e conoscenza delle regole civiche, è giusto anche che il giovane nel futuro sappia anche abbia l'umiltà o la volontà di conoscere e capire chi sta integrando. Questo è un discorso molto complicato che meriterebbe una conferenza. E arriviamo alla parte industria. L'industria non passa di lì per caso, e qui parlo forse più come Lucid che come MCM. L'industria deve contribuire agli aspetti sociali, non può non contribuire, anche perché ne ha un interesse. Con il valore del lavoro, avendo come centralità la persona e le opportunità che il lavoro offre come grande possibilità di crescita umana. Qui all'interno di queste parole ci si legge molto della dottrina sociale della Chiesa. Creatività e dignità nei rapporti di lavoro, anche come condizione personale e familiare, connessa alla creazione del valore che poi è il PIL, con ricaduta sulle altre categorie dei residenti. Fate che manco un aereo sul sud. Perché dico questo? Perché se l'industria persegue la crescita umana tramite anche le retribuzioni, si parlava dell'ascensore, perché no? Quindi l'industria, retribuendo chi se lo merita ovviamente, adeguatamente il lavoratore, in realtà, oltre a far crescere il proprio valore, farà crescere anche il valore della società, perché aumenta il PIL e i servizi, quelli che prima avevo accennato, strade, salute, eccetera, sono connessi al PIL. Quindi è un modo di far crescere la società. Quindi è un'operazione complicatissima che dà i suoi risultati. Ne sono esistiti in passato degli esempi con Olivetti, per esempio, credo abbiate saputo, sia la nota delle politiche che usava Olivetti nei riguardi del personale, discutibili oppure no, però insomma, in ogni caso era di valorizzazione del personale. Personale che lavora con empatia, che lavora all'interno dell'ascensore sociale è una, come si dice, una ragione di stabilità anche familiare delle persone. E questo è una cosa, come detto prima, tutt'altro che trascurato. Io sostanzialmente riassumo tutto questo con questa frase. Solo così che in sinergia con la scuola, perché tutto quello che ho detto parte dalla scuola, come ho anticipato, solo così che in sinergia con la scuola si potrà guardare il welfare del futuro come adempimento del precetto evangelico di mettere a frutto per il bene di tutti i talenti affidatici dalla provvidenza. Cioè ognuno di noi
che lo sappia, che lo mette in luce, che non lo mette in luce, ha sicuramente dei talenti. E il fatto di poterli estrarre, e qui vi ritorno a quella frase quando ho detto scuola di servizio e non punitiva, è proprio per fare in modo che i talenti vengano resi evidenti. Quindi questo è il messaggio per il futuro dei giovani. Poi naturalmente mi sono permesso di dire tutto questo è più o meno tutto quello che ha raccontato il sindaco in divenire. Io ho detto, ho provato a interrogare l'intelligenza artificiale, ci mancherebbe altro, e gli ho chiesto praticamente cosa mi consigli, cosa ci consigli per il futuro della Spezia in soluzioni disruptive, cioè in soluzioni non convenzionali, perché finora sostanzialmente ho parlato di soluzioni convenzionali. L'intelligenza artificiale non ha fatto invenzioni, dice sostanzialmente, qui è riassunto, che tutto è legato al PIL del territorio, cioè se si fa in modo che i giovani contribuiscano al PIL del territorio, quindi all'industria, alla ricerca, eccetera, si aumenta la qualità dell'industria e dell'ambiente. Però sull'industria fa un point-out, cioè una specificazione, che deve essere di qualità e innovativa. E questo ne abbiamo la certezza perché le industrie che hanno successo casualmente sono di qualità innovativa. Soprattutto, e qui c'entra l'ITS e l'università, nella originalità delle soluzioni e dell'innovazione. E qui fa anche un distinguo sia della manifattura dei prodotti, cioè produrli di qualità e con costi e tecniche avanzate e con processi avanzati. Quindi la ricerca non è solo una ricerca sul prodotto, ma anche sui processi per la parte appunto navale e manifatturiera. L'altro aspetto che cura, perché l'intelligenza artificiale si è accorta che la Spezia esiste che il porto, è quello dei servizi connessi per l'appunto al porto, al turismo e a quanto è connesso alla mobilità. E io soprattutto per questa ultima voce, la soluzione che suggerisce l'intelligenza artificiale è un'aggressività del mercato, cioè non aspettare per il futuro, come è successo fino adesso, che succedano delle cose che favoriscano questo settore, ma l'opposto, che i giovani siano preparati e agiscano in modo da aggredire il mercato. Questo sono andato un po' lungo, ma avevo l'autorizzazione dall'architetto Rosso che non è venuto, mi ha detto fai tempo. Grazie. Molto bene. Adesso diamo la parola al dottor Pier Francesco Acquaviva, che è il direttore delle risorse umane, quindi un incarico particolarmente strategico, specialmente ai fini di cui ci occupiamo questa sera, della San Lorenzo S.p.A. La San Lorenzo è già stata citata, è un'impresa di assoluta eccellenza dal punto di vista della nautica, a livello non solo spezzino, non solo italiano, non solo direi nemmeno europeo, ma mondiale, ed è ci parlerà in particolare di una iniziativa che ha assunto nel tempo la San Lorenzo Academy. Academy, come dice il nome, Accademia sostanzialmente, l'aspetto ridondante ma anche un po' filosofico, perché Platone aveva fondato la prima Accademia, è una struttura di formazione. Ora, voi sapete che uno dei problemi che il mondo occidentale, ma io credo lo so, anche la Cina, anche altri paesi non del mondo occidentale hanno in questo momento, è il cosiddetto mismatch, cioè il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, per cui non sempre i posti di lavoro di cui le aziende hanno bisogno trovano persone che sono pronte a raccogliere l'offerta, si dice, e andare a lavorare. E per far questo purtroppo occorre recuperare tempo perduto nelle strutture formative, come dicevamo prima, scolastiche, le strutture formative italiane. C'è certamente l'ITS che è entrata con due piedi nel piatto, diciamo così, per dare una mano, ma
le aziende più evolute e di maggiore eccellenza cercano di correre ai ripari secondo i propri orientamenti. È quindi un'esperienza molto interessante, che forse non può essere allargata a tutte le imprese, questo è evidente, l'Italia è un paese di piccole, medie, piccolissime imprese, ma certamente è un'esperienza interessante che si svolge sul nostro territorio. Quindi poi naturalmente Dora Corriere ci parlerà anche di altri aspetti, come ritiene, legati al dibattito che stiamo facendo. Quindi ringraziamo di essere con noi. Grazie, grazie a voi, buonasera. Anche da parte mia ringrazio ovviamente il fatto che deve cavaliere il movimento che stiamo lavorando per l'invito. Sì, direi di partire da alcuni elementi che io ho colto durante il dibattito che ho trovato particolarmente interessanti. Si è parlato di ascensore sociale, si è parlato adesso del mismatch di competenze, di un depauperamento anche delle competenze che in qualche modo noi ravvisiamo nell'ambito del mercato del lavoro. Prima di raccontarvi la Salvezza Academy, quello è un progetto che chiaramente racconta uno dei modi che le aziende possono usare per colmare i gap, le difficoltà che incontrano. Perché per San Lorenzo è quasi un must investire in formazione? Direi fondamentalmente per tre ordini di motivi. Il primo, che se volete anche nella ricerca che mi scioccò abbastanza, dall'ESSE in 2016 dal World Economic Forum, il 40% dei bambini che iniziano elementari farà un lavoro, un mestiere che oggi non esiste. Quindi le aziende investono e devono investire in competenze per un tema di apprendimento continuo, che viceversa non in qualche modo viene garantito dal sistema scolastico. Quindi le competenze tecniche hanno una deperibilità molto più elevata man mano che l'innovazione tecnologica progredisce, questo è un elemento che si pone con sempre maggiore assistenza. L'altro elemento per il quale noi investiamo tanto in formazione, per darvi un ordine di grandezza, noi siamo come Count San Lorenzo 800 persone, con l'indotto e con tutte le ditte in appalto arriviamo a più di 3.000. L'anno scorso abbiamo erogato più di 10.000 ore di formazione, quindi se fate il pro capite anno l'investimento è interessante. L'altro motivo per il quale noi investiamo tanto in formazione è il fatto che allungandosi anche l'età pensionabile e avendo a volte fatica a intercettare delle competenze, dobbiamo crearcele all'interno e quindi dovendosele creare all'interno, lo strumento principe è quello della formazione. L'altro elemento che non trascurerei è che il sinallagma, quindi il patto fra l'azienda e le persone esterne, è completamente cambiato. Se vogliamo, anche dopo gli anni della pandemia, che per certi versi hanno accelerato certi fenomeni, le persone di qualunque età, cioè dal baby boomer alla generazione X, millennial, al digitalian, chiedono quando vengono assunte, quindi anche una leva che noi usiamo per attrarre le persone del territorio o anche fuori dal territorio. Come sentite da essere, io sono provenienza, quindi sono spezzino, da poco più di due anni mi sono iscritto in questo, devo dire, piacevole e molto bello territorio. È proprio il tema della formazione, cioè le persone oltre al salario ti chiedono che hai una prospettiva di crescita, di sviluppo, e questa noi possiamo soddisfare, una delle leve attraverso cui poterla soddisfare è il tema della formazione. Formazione che peraltro introduce un altro elemento di cui si è parlato prima, che è quello dell'ascensore sociale, cioè il merito anche all'interno di un'organizzazione privata, di un'azienda, è un tema, cioè quali sono le politiche che un'azienda, anche come San Lorenzo, che è quotata in borsa e quindi è chiamata ad una certa fiducia su determinati processi, fare politiche meritocratiche e di sviluppo. E quanto la formazione è un elemento che noi consideriamo per le promotion. Questo è un altro elemento che noi stiamo considerando. Vi rubo qualche minuto per raccontare dell'Academy. L'Academy fondamentalmente che cos'è? È un canale di accesso per le persone dai 18 ai 35 anni. Vi dicevo, ne siamo cresciuti di più di 200 persone negli ultimi anni. Io sono entrato, l'headcount dell'azienda era di 570 persone, ora siamo più di 800. Abbiamo diversi canali di inserimento, chiaramente per le posizioni più elevate non usiamo strumenti come l'Academy o come LinkedIn, andiamo con della caccia molto specifica in base ai profili che ricerchiamo. Ma l'Academy dà la possibilità a persone più giovani di entrare in contatto con noi, di iniziare a capire qualcosa dei mestieri del mare,
sono estremamente tecnici, estremamente verticali, estremamente difficili, e di fare anche un'esperienza sul campo con i nostri tecnici. E qui introdurrei un altro concetto, che è quello della sussidiarietà, intesa come orizzontale, cioè di partnership fra pubblico e privato. Penso che noi ci siamo in qualche modo come sistema paese a volte impegnati molto anche a scimmiottare dei sistemi di apprendimento diversi al nostro. Si è fatta una prova europea sul sistema duale tedesco, che ha evidentemente degli elementi di grande pregio, ma che dobbiamo essere in grado di tradurre con le nostre possibilità, perché viceversa riusciamo ad andare poco in là. Ultimo elemento che vorrei toccare, così mi rilascio anche all'ultima relazione dell'ingegner Schelli, sul punto che ha toccato, no, delle industrie e delle imprese, che cosa possono fare appunto anche le imprese per aiutare a sviluppare il territorio. Evidentemente l'impresa deve saper stare sul mercato in maniera profittevole, questa è una condizione necessaria ma non sufficiente per fare qualcosa di rimarchevole. Aggiungerei che ci sono altri due elementi. C'è un elemento di costruzione di senso comune all'interno della comunità lavorativa che l'impresa è chiamata a dare alle persone che operano all'interno dell'organizzazione stessa. Le nostre persone, oltre ad avere un ruolo, una mansione, delle attività da svolgere, cercano nelle 8, 10, 12 ore che passano nel posto di lavoro un senso, un perché, no? Gli americani dicono un purpose, e l'organizzazione deve aiutare queste persone a trovarlo e deve aiutare le persone a far sviluppare i talenti che ci sono, non i talenti, cioè ogni persona ha dei talenti, il compito dell'organizzazione è far sviluppare i talenti che ognuno ha. L'altro elemento è quello di ridistribuire la ricchezza con diverse modalità. Noi abbiamo un contratto integrativo aziendale, devo dire, mi permetto di dire, molto voluto, perché ha degli istituti classici come il piano di risultato, che però ha introdotto qui dei meccanismi particolarmente innovativi, quali la formazione di nuovo sulla cultura della sicurezza. Quindi noi non premiamo le persone che si formano per l'81-2008, quello è il testo unico per la sicurezza e il fattore igienico, ma premiamo le persone che decidono di aderire a delle iniziative su base volontaria rivolte alla cultura della sicurezza. Voi sapete che al giorno delle piaghe del nostro paese, delle lavoro del nostro paese sulle morti bianche, ogni giorno sono 3-4 morti bianche sul lavoro in Italia, è una piccola goccia nell'oceano, però aiuta le altre persone a staccarsi un attimo dai progetti bellissimi che fanno e dedicarsi alla cultura della sicurezza. Forse è un piccolo contributo che noi riusciamo a dare per i clienti del treno. Oltre a questo abbiamo un sistema di welfare, e qui chiudo, che è, devo dire, particolarmente ricco, no? Abbiamo dei bonus bebè, abbiamo dei contributi per gli asili nido, per i centri estivi, per le borse di studio dei dipendenti, dei figli dipendenti. Quindi questo credo che sia un altro modo per stare nel territorio in maniera virtuosa e per ridistribuire dove ci sia una ricchezza. Noi in questo momento stiamo godendo di un periodo favorevole grazie anche alla visione del nostro presidente, dell'imprenditore e delle persone che lavorano con lui in termini di prodotto, di sostenibilità, di arte, di cultura legata alle nostre imbarcazioni, e questo fa sì che l'azienda generi un profitto, una marginalità e quindi una cassa. Un'azienda virtuosa è un'azienda che costruisce con le sue persone un patto sulla formazione, non solo, che è in grado di stare nel territorio in maniera virtuosa. Un'iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi, parlavo con il sindaco del fatto che 20.000 persone sono straniere, noi abbiamo reso stabili dei sportelli di dimensione culturale volte alle persone straniere, per fornire loro delle informazioni su che possono facilitare il loro inserimento all'interno del contesto. Questo anche alla luce di alcuni episodi di caporalato che c'erano stati negli anni scorsi, moltissimi. Questo è una risposta, un modo virtuoso, credo, per rispondere a una criticità. Non credo che ci sia strumento migliore per combattere dei fenomeni che non funzionano, sono quelli di lavorare sulla formazione, sulla consapevolezza e sulla cultura, no? Diceva Portare che la cultura si mangia la strategia a colazione, che sia proprio così, e quindi seppur il contributo sia una goccia nell'oceano, però è un
qualcosa che noi facciamo. Grazie molto per l'attenzione. Ecco, sì. L'ultimo intervento è un intervento importante, molto importante, ma non è in presenza, ma online. È quello della professoressa architetto Rita Micarelli, che la vedete già inquadrata nel nostro schermo, perché si trova a Firenze. Avrebbe desiderato molto essere qui con noi, purtroppo non ha potuto farlo, ma non ha voluto mancare di essere intervenire attraverso le tecnologie online, e quindi la vediamo. Buonasera professoressa. La professoressa Micarelli ha una lunga attività accademica alle spalle, formazione, insegnamento, ha lavorato e lavora all'Istituto Internazionale per gli Studi Avanzati nella Ricerca di Sistemi e della Cibernetica a Ontario, in Canada, e ha svolto altre attività importanti. Qui ho alcuni testi che lo documentano. In particolare si è occupato della Palmaria, dell'arcipelago, del nostro golfo e quant'altro, attraverso i gruppi di ricerca di azione solidale e partecipata, parole che per noi del Movimento Cristiano Lavoratore sono un po' una musica, diciamo, e quindi la ringraziamo anche di questo. Ora, è proprio il golfo al centro della comunicazione, della relazione che farà per noi questa sera l'architetto Micarelli. Quindi una proposta per il nostro golfo. Architetto, siamo molto interessati a capire quale potrà essere questa proposta. Le do la parola e ancora buonasera. Riguarda l'attività dei nostri gruppi di ricerca solidale partecipata, rivolta nel caso della situazione del Golfo di La Spezia, alla Palmaria e al suo arcipelago. Il nostro gruppo ha lavorato sulla Palmaria dal momento in cui è avvenuta la scissione del demanio militare al comune di Pozzomenere, e a quel punto la Palmaria si è trovata in un pericolo ancora più grave di tutti quelli che ha già negli anni del passato, e come tutti sappiamo, capirlo non perché non conosciamo come l'isola. L'isola è stata ripresa, occupata, disabitata, soprattutto di tutti noi, ma lei, con il suo piccolissimo mille arcipelago, costituisce un avamposto, una comunità di rinascita del sistema della vita nel gruppo, e come tutti sappiamo ben chiaro, il Golfo della Spezia è stato chiamato il Golfo dei Veneti, è stato denunciato abbondantemente, e l'unico punto che rimane, l'unica goccia di vita, l'unico elemento che rimane dalla parte del promotore di Porto Venere è proprio questo arcipelago. Abbiamo preso in considerazione la possibilità di fare rinascere, di ritrovare l'ecosistema palmare, l'isola nella sua complessità, nella sua interezza, utilizzando così non solo le sue prerogative originali, che è quello di una modalità di essere una natura ancora selvatica, ancora autonoma, e nonostante che sia stata occupata e devastata così abbondantemente. Questo nostro approccio non era un approccio da studiosi o da documentaristi o da popolazione, gruppi di protesta, era un approccio di prendere di coscienza che doveva portare una elaborazione di una modalità diversa di gestire, di promuovere, di proteggere questo ecosistema straordinario, perché possa, e che si possa ancora, diventare una goccia di vita che si espande,
costituire delle modalità di vita e di ambienti di vita possibili e ancora adatte allo sviluppo che noi vogliamo nel futuro. E l'ecosistema palmare è diventato così un nostro amico. Amico di chi? Amico di un gruppo che abbiamo chiamato gruppo progettante, che ha elaborato insieme tutta non l'analisi puntuale, non l'analisi di dissezione che in genere si fa quando si studiano questi ambienti per poi pianificarli, ma ha invece elaborato una modalità di relazione da ritrovare fra gruppi umani, abitanti, fruitori, visitatori, fra quest'isola, questo arcipelago, l'umanità che la fruisce, che la propaga e che la gode anche, e più in generale il golfo e l'ambiente di vita. E questa è una modalità che noi abbiamo seguito, che è quella dell'ecologia umana, una definizione disciplinare che è stata fornita a livello internazionale dall'UNESCO dagli anni 60 del secolo scorso. Sulla base dell'ecologia umana abbiamo quindi lavorato sulle relazioni tra persone, società umane e ambiente dell'arcipelago, e quindi abbiamo elaborato insieme, e insieme vuol dire come gruppo progettante e come gruppo anche dialogante in continuazione con gli abitanti e le persone che potevamo contattare con i nostri mezzi così molto semplici, potevamo contattare collaborando con loro per trovare un futuro alla Palmaria e all'arcipelago. E questo l'abbiamo fatto. Abbiamo pensato che in questo processo, ecco, questo è molto importante, questa che vediamo, scusate, la rivedo anch'io, abbiamo pensato di mettere in atto un processo di elaborazione che abbiamo chiamato processo progettante, in cui si potevano esaminare le varie possibilità. Scusate un attimo, prendo un tiro di positiva perché posso dirci una goccia così la riferisco meglio. Ecco, potevamo procedere a elaborare il nostro progetto. E quindi che cosa ci sono fatti? Una serie di attività. La prima era quella di organizzare verifiche scientifiche più ampie e più globali e più intere, più integrate sulla condizione dell'ambiente marino e terrestre. La seconda era quella di studiare le tematiche socio-ambientali che potevano essere di interesse per l'isola Palmaria, cioè i rapporti tra la società e l'ambiente di vita. Un altro punto molto interessante, che è di tipo più ecosostenico, è stata la scoperta dei segreti, tra virgolette, che l'isola Palmaria ci ancora custodisce. Il quarto punto è stata quella di, è stato un punto di un po' provocante di comparazione fra la condizione della Palmaria e dell'arcipelago e la condizione di un analogo o analogo, si direbbe, corrispondente arcipelago, che è quello dell'arcipelago che sta di fronte a Port Cross in Francia. E la quinta modalità di lavoro è stata quella di sviluppare il progetto come trama e come base per poter affrontare la gestione della Palmaria. Ce l'avete la diapositiva in cui si vede, vediamo se questo è uno, sì, va bene, facciamo così. Ora vi si è mostrato il lavoro del rapporto del punto 3 della società, il rapporto tra la società e l'ambiente. È stata questa una delle, ci sono lì anche ogni lavoro è stato portato avanti da sottogruppi di noi, quindi ognuna di queste slide ha portato
forse anche i nomi delle persone che hanno lavorato a questo. Quindi questi punti che ho elencato sono rappresentati, ecco, questo è il segreto della Palmaria che ho provocato ovviamente messo anche tornando la NUI, nel senso opposto a quello che si intende per la NUI quando parliamo delle discoteche e di altre organizzazioni mutilanti che permangono le nostre coste. Invece questo era al contrario, la bellezza del silenzio, la bellezza del segreto, la bellezza dei suoni e della natura e del mare che sono nella notte. Vediamo, potete prendere l'altra, cosa avete una? Palmaria Nui? Sì. Questa è la comparazione tra la cimera di Dibertos e la Palmaria, e che è stata fatta da Giorgio provocatoriamente. La cimera di Dibertos è altamente protetto, ha una frequentazione molto sorvegliata e monitorata, diceremo anche pure a numero chiuso giornaliero, e ecco diventato proprio per questo un luogo straordinario in cui si possono capire, godere e rifletterci sopra anche sulla il tesoro di questo arcipelago. In più l'arcipelago di Pantros gestito in questo modo ha un bilancio economico straordinario, veramente in attivo, e gode di una vita praticamente autonoma, si mantiene da solo proprio grazie a questa modalità di protezione. Questa è invece la parte finale, il tessuto che potremmo mossere, io ce l'ho tanto più, è il tessuto fatto di ornito e di trama che si intrecciano, sul quale abbiamo impostato invece la struttura di progetto e di governance della campagna. Perché parliamo di governance e non di governo? Perché la governance implica come termine ma totale, implica che l'amministrazione dei beni, la gestione dei beni, della natura e della gestione dei beni pubblici e anche dei servizi che da tali beni possono scaturire, possa essere fatta in comunità, non solo e soltanto dalle istituzioni preposte, che sono le amministrazioni, le università, i centri di ricerca e i centri di didattica, anche di formazione, ma può essere gestito da gruppi che si autopropongono come per poter collaborare, ad approfondire, a sviluppare i temi che abbiamo impiegato. Tutto questo a cosa mai può essere utile il nostro lavoro a rimasare un futuro della Palmaria e dell'arcipelago in senso ecoambientale, ma anche in senso economico, in senso di non di occupazione dei posti di lavoro, ma di creazione di modalità di lavoro, il lavoro per la protezione, la manutenzione, la promozione ecologica, che è anche quella, per esempio, di mandare in sviluppo il giardino botanico, che già c'è, ma non significa quasi nulla, e invece in questo modo l'ecosistema palmare arcipelago può diventare il punto vitale non solo per il recupero degli ecosistemi limitrosi che sono in crisi gravissima, e addirittura per l'intero Golfo della Spezia, che ne avrebbe molto bisogno, ma diventano anche un soggetto di costruzione del lavoro innovativo dell'avvenire. E una delle nostre proposte è stata quella, allora un attimo faccio la vista, è stata quella di proporre intanto un contratto di isola arcipelago, un contratto sulla base di strutture già istituzionali, già riconosciute, già esistenti, come sono i contratti di fiume, di costa, di isola, di lago, perché anche i contratti terra-acqua sarebbero in questo senso. Allora, gestire l'isola in questo modo, formulare, predisporre un contratto a cui partecipano non solo le comunità
del sociale, ma anche le comunità scientifiche, le istituzioni che ho detto, ma partecipano in maniera di garanti proprio le istituzioni, le amministrazioni pubbliche nel cui territorio si trova in questo caso questo ecosistema, ma può essere anche male. Oltre a questo, visto che la proposta, abbiamo fatto queste proposte, poi purtroppo abbiamo visto che sono state regolarmente respinte e marginate, un attimo, anche ora la prendo, quella diapositiva praticamente finale, sono state respinte e marginate le nostre proposte, perché evidentemente le amministrazioni territoriali della Liguria avevano altre mire e contrarie alle nostre. Questo non ci ha fermati e abbiamo continuato a proporre, abbiamo continuato a lavorare e abbiamo pensato anche di elaborare e di mettere in opera delle nuove strutture comunitarie di apprendimento, di formazione, di documentazione, di conoscenza, che costituiscono una base sicura e costante per la partecipazione delle popolazioni interessate, in questo caso a questo ecosistema, in modo da creare non solo l'interesse, la coscienza e l'autocoscienza, ma da creare nelle persone la capacità poi di lavorare dentro queste nuove situazioni. Questo ultimo ha notato quello che abbiamo immaginato, è stato chiamato la nave dei sogni, da una terribile storia del passato che veniva così raccontata nei paesi sciabbi, nei paesi bassi soprattutto. Si diceva che le persone emarginate, che non erano utili alla società, che anzi costituivano dei problemi, che naturalmente costavano, si potevano imbarcare su questa nave e riempire la nave di cibo, di acqua, di dolci, di tutto quello che si poteva, in modo che queste persone credessero di arrivare in paradiso, e invece privarla dell'equipaggio, privarla della guida. La nave andava alla deriva e queste persone venivano affogate, quindi si eliminavano dolcemente, secondo questo racconto. Noi abbiamo pensato invece che la nave dei folli, cioè di quelli che non la pensano come il pensiero politico, amministrativo, ufficiale, ma la pensano in modo diverso, perché la pensano in chiave ecosistemica e pensano che uno sviluppo ecosistemico sia non solo possibile e fattibile, ma sia la chiave anche per molto del nostro futuro. E noi siamo i nuovi fondi, ci siamo autodefiniti tali e abbiamo messo insieme una serie di proposte per attivare questo laboratorio. Ma che cosa può essere questa nave? Può essere anche una nave reale, come quella che i bambini nell'altra diapositiva prima c'erano il primo viaggio di questa nave, dei bambini di una scuola di tanti anni fa, molto prima, e cioè, vedete la prima figura, accanto c'è scritto il Varo, dei bambini di una scuola di tanti anni fa, nella quale fu sperimentata una autocoscienza e un'autoproposta per la vita del gufo. I bambini se la costruirono, la nave, la bellezza della figurina, se la costruirono di cartone, la arredarono con tutti i laboratori adeguati e decisero che volevano andare a scuola su questa nave. Da lì è venuta poi l'ispirazione di continuare. Nella nostra nave dei fuori ci dovranno essere i laboratori, i punti di ricerca, la documentazione delle esperienze fatte progressivamente e successivamente. E questa diventa, non si potrebbe classificare in un altro modo, secondo me, una mano da fuori, perché potrebbe essere assimilabile a un museo, potrebbe essere assimilabile a un istituto di ricerca, a una struttura sociale di accoglienza e formazione. C'è troppe cose, per cui abbiamo pensato che rilasceremo questo nome. E questo che vedete in questa ultima diapositiva
presenta un tipo un viaggio tipico che questa nave potrebbe affrontare. Potrebbe essere varata tanto dai bambini, dai ragazzi della scuola, qualunque può essere sia reale che virtuale, diciamo. Poi potrebbe avere degli attori, attori che in questo caso abbiamo indicato con delle esperienze che abbiamo già fatto, e questa è l'approdo al corso con gli studi del grande Giovanni Capellini, a cui è intitolata anche l'Accademia di Spezia, che sono state studiate in questo ordine dal professor Mario Durante, che lavora con noi con la stessa modalità. Poi un secondo approdo che è stato curato da Alessandro Del Monte, che è una storia curiosa ma anche reale di un'avventura subacquea di immersione in fondo al mare descritta da Pietro Corsetto. Il terzo approdo è qui rappresentato una tempesta, un mare in tempesta, il mare accanto alla Palmara, entrata dall'esterno di Porto Venere, è quello che invece potrebbe arrivare alla Palmaria e fermarsi e lavorare sempre su questi argomenti, proprio sulla sponda della Palmaria, o della Palmaria di Porto Venere, meglio della Palmaria. Alla fine però la nave dei folli, simbolicamente ma anche realmente, può andare al mare con i bagagli che ha raccolto, che sono bagagli di esperienza, di formazione, di curiosità soddisfatte, di curiosità nuove e di nuove consapevolezze, di nuove capacità che il gruppo che ha partecipato al viaggio nel frattempo ha messo nella sua valigia, nel suo bagaglio. Ma che cosa può essere questa struttura? Io penso, noi pensiamo che una struttura di questo genere è una struttura che prepara il futuro non in armonia o in compatibilità con gli ecosistemi, ma lavorando dentro gli ecosistemi in un modo appropriato. E questo è un punto importantissimo. Perché? Perché è un punto di riferimento per la creazione anche del lavoro del futuro, per l'autocreazione che i giovani di oggi in formazione e anche le persone più anziane che hanno voglia di farlo potrebbero veramente fare, cioè autocostruire il proprio lavoro nell'ambiente e rendere questo lavoro una modalità di economia, far diventare l'economia una protagonista interna, intrinseca di questa modalità di lavoro. Noi pensiamo che il futuro del lavoro non sia la specializzazione, la super specializzazione informatica o digitale in generale, non sia l'uso dell'intelligenza artificiale, ma sia un'altra cosa, sia il lavoro complesso, integrato, creativo, svolto da comunità che insieme costruiscono la nuova economia del nostro futuro. Ringrazio. Bene, grazie Rita. Siamo veramente felici che hai chiuso con questa speranza che il nostro golfo sia veramente una fonte di nuovo lavoro. E ora facciamo la conclusione. No, c'è già conclusione. Grazie a tutti. E grazie di cuore. Ciao Rita. Grazie a tutti e grazie a voi che sono fermati. Grazie ancora, buona serata. Grazie. Ciao.